Now he does, motoring up this hill. Really big gear he chose there as well. Driving up it, doesn't want to wait for the trip. Rock Garden there, Assurta just gets 6 or 7 bike lengths ahead of Cool Harvey. Fontana, the Italian, right on his tail. Cool Harvey just pushing up. We talked about this earlier on. He's such a big man. He should be able to climb, but somehow... Here for the men's mountain biking. Bronze for Fontana from Italy. A fantastic performance from him. Bentornati in questo nuovo vlog su Posh Privateer on any Sunday. Come vedete da tutte le medagliette che abbiamo tirato fuori, le maglie e le bici tra un po', voglio fare un vlog da vecchietto che racconta tutte le sue imprese, cosa ha fatto, perché io quella volta... No dai, a parte le boiate, volevo farvi vedere delle cose che in realtà non vi ho mai fatto vedere. Quindi tutte le medaglie che abbiamo vinto, mondiali, europei, olimpiadi solo una, non so se lo sapete, ma ne ho vinte solo una, e parlarvi dell'anno olimpico che viene posticipato nel 2021, e quindi di cosa cambia per un atleta spostare così tanto la preparazione, questo periodo di stop, insomma tutte queste cose che secondo me sono abbastanza interessanti, e vi faccio vedere qualche mezzo, insomma lots of good stuff. Allora partiamo da quella bella, chiaramente. Occhio come sto bene, cioè, mi sta bene, c'è poco da fare. di questa vi racconto solo un dettaglio, questa sbeccatura qua. Questa sbeccatura ce l'abbiamo perché al party di fine Olimpiade a Londra siamo andati per locali, ci sta, voglio dire, bisogna anche un po' festeggiare. E la medaglia era un free entry, era un free pass per qualsiasi pub, discoteca, locale, e quindi ci faceva entrare dappertutto. Quando tra l'altro mio fratello si accorse che questa, oltre a farti entrare, ti faceva, diciamo, riconoscere, se l'è messa lui al collo e ha iniziato a girare tutta la sera. Io non l'ho più visto per un paio d'ore e è tornato ed era sbeccata, quindi non mi chiedete cosa è successo, però la mia medaglietta ha un piccolo segno. Vabbè, bella, la riparcheggiamo. Olimpica, mondiali ce ne sono un botto, adesso però vi faccio vedere qualche mezzo interessante. Must have il sellino, perché su una bici che fa le Olimpiadi è importante avere il sellino, che in genere non uso. Ma a parte questo, bici delle Olimpiadi di Londra, leve black box con scritto Fontana, sono veramente super cool. La cosa più interessante di questa bici è il cambio, nel senso che ha una gabbia super corta, questo cambio qui, è a 11 velocità quando quasi, diciamo, volevano farmi usare il 12, ma a me piaceva il 36 con la scala, con la dentatura molto scalata, cioè con la rapportatura più bassa. Credo dietro di aver avuto il 32. La gabbia super corta e manettino black box da discesa con tipo, aveva tipo l'incavo diverso da quello standard, comunque fichissima. Da questa passiamo a questa, un altro 8, quindi 8. Questa è la bici del mondiale di Hafsheh, l'ha fatto terza anche lei. Diciamo che principalmente questo mezzo ha la caratteristica di essere stato uno dei primi cross country veramente moderni, con l'angolo di sterzo più aperto, la bici leggermente più lunga, quindi leggera, super reattiva, velocissima, ma anche un po' più incazzata. Cioè alla fine l'F29... era una bici molto in piedi, di sterzo, avevamo la forcella boa 70, e leggerissima, ma un po' vintage, diciamo. Questa super moderna, ma decisamente più difficile, cioè se la facevi star a terra andava forte, se no
insomma, ti scalciava un po', però gran mezzo. E soprattutto altra info su questa numero 8 è che ad Afshiel ero praticamente l'unico o uno dei pochissimi, soprattutto i primi due no, Vince Absalon secondo Ninuzzo, ad Afshiel io facevo triplo triplo, è vero che erano praticamente whoops, però nella zona di salti arrivavo col mio rigidino, i primi due avevano la full, facevo, c'era tipo un ingresso, facevi tipo step up, step down, destra sotto il ponte, poi due panettoncini, altri due panettoncini lunghi, e poi c'era questa serie di whoops abbastanza alte dove tutti facevano doppio doppio doppio, io facevo triplo triplo e andavo come un missile, quindi spot on. Avevo anche bucato dietro, comunque terza bronzana, grande. Da questa passiamo a... a questa, number 7, l'ultima Olimpiade che ho fatto, Rio de Janeiro, tra l'altro l'ultima che hanno fatto, visto che la prossima la spostano. Di questa, praticamente sto mezzo è uguale all'altro, cioè uguale a quello del mondiale, è un po' più maranza perché mi ha messo tutta questa roba gold, e... occhio là cosa c'è, nice. E il numero non è il suo, non è quello originale, perché quello originale l'ho regalato al mio amico Walter Belli, che saluto. Super impallinato di numeri 7, era il suo numero, e dopo l'incidente così ho deciso di regalargli il mio numero originale delle Olimpiadi, e niente, that's it, coi cannoni, cheers. Manca, come avevo detto, la bici della prima Olimpiade, che è in sede all'Hard Rock, Hard Rock MTB, la società con cui ho corso 8 anni. Vi ricordo che all'inizio ho corso su strada, poi ho iniziato con il Erciclo Grosse, che mi piace tanto, però è durissimo, e dopodiché sono passato a fare mountain bike. Dal 2001 al 2008 sono stato pilota Hard Rock, dove abbiamo fatto un sacco di cose fichissime, e ho fatto quinta alla mia prima Olimpiade. Appunto, la bici non c'è, ma arriverà at some point al museo. 2009-2016 Canada Factory Racing, 2017-2018 Bianchi Countervale, che saluto i miei amici che adesso sono un po' divisi, hanno cambiato un po' tutti i team, e adesso Scuderia Fontana, che se la passa alla grande. Ok, eccoci tornati, vi ho fatto vedere un po' i mezzi, nel museo ce ne sono un po', ve ne ho fatti vedere tre che sono tra i più interessanti, interesting. Andiamo a parlare invece appunto di Olimpiadi, di quelle non che abbiamo già fatto, ma quelle che si faranno l'anno prossimo a Tokyo. Ora, io ho partecipato a tre Olimpiadi e vi assicuro che è un bel pedalare. Non sono 4 anni di lavoro, o meglio, non lo sono stati per me. È vero che di quadriennio in quadriennio tu metti una bandierina, quindi a distanza tu devi fare un piano di lavoro, però non è vero che lavori 4 anni per un giorno, o meglio, not me. Sicuramente c'è un sacco di lavoro, sicuramente c'è un sacco di... ci sono tante energie da spendere, ci sono scelte da prendere, e quindi io alla fine diciamo che come dire, apprezzo chi riesce a prendere delle scelte anche forti, quindi chi salta l'europeo, chi non fa il ciclocross, chi, voglio dire, le scelte vanno prese, e per arrivare a dei risultati bisogna prendere a volte anche delle scelte forti, però bisogna avere un programma, bisogna avere un programma corretto, serio, che va sposato da te atleta, dal tuo allenatore, dalla tua federazione, eccetera eccetera. Quello che posso dirvi è che per qualcuno sarà quasi un sollievo, chi non è preparato, chi ha avuto un infortunio grave, chi non si era ancora qualificato, questi diranno: ah, giusto, giusto che spostano le Olimpiadi, perché healthy reason, la gente deve stare bene prima di tutto, ed è verissimo, la salute è una cosa veramente key, fondamentale. Però è anche vero che chi si è preparato, chi era già in tabella, chi sapeva di avere il colpo in canna, chi si è preparato tanto, chi ha sacrificato dei momenti, degli allenamenti, dei momenti con la famiglia, dei momenti con gli amici, per sarà incazzato come una bestia, come una bestia. Quindi scelta giusta o sbagliata, sicuramente se è una scelta fatta per motivi di salute è una scelta corretta,
spostarla di un anno cambierà un po' gli equilibri. Adesso è appena passato il pesce d'aprile, ho visto degli atleti che hanno scritto che parteciperanno alle prossime Olimpiadi. Vogel ha scritto: vi annuncio che correrò le Olimpiadi, bla bla bla. Chiaramente April Fool. Quello che posso dirvi è che bisogna stare calmi, quindi il messaggio che mando agli atleti è quello di keep calm. Secondo me un momento così nella storia non ritornerà, o meglio nei prossimi 200-300 anni non ce l'avremo più, quindi secondo me star tranquilli, rilassarsi, rilassare mente e corpo è molto importante, e ve lo dice uno che ha corso per un sacco di anni, è sempre stato flat out con mille cose, e prendersi il proprio tempo è importante proprio per la mente e per il corpo. E poi quando ci daranno il via si potrà fare un vero e proprio programma. È chiaro che ad oggi, ripeto, è inutile anche allenarsi come delle iene quando non si sa se la prima gara è il primo di giugno, il primo di luglio o è il primo di gennaio. Quello che è certo è che sarà un'Olimpiade diversa la prossima. Primo perché l'anno dispari mi fa molto strano, io sono un impallinato di numeri pari, mi piace il 2, il 22 mi piace il 12, i numeri dispari è bello l'1 per certi motivi, è bello il 7, però 2021, ma che è, raga, cioè o cambiamo calendario o si fa nel 2022 o non lo so, 2021 mi suona un po' male. Però a parte quello, insomma, I wish the very best to everyone, perché comunque chi ha quel sogno lì vive questi momenti in maniera particolare. Devo dirvi che non ho patito tanto il fatto di non fare i mondiali, di non fare la Coppa del Mondo, di non fare i campionati nazionali. Comunque facendo le mie gare di IMTB me la spasso, mi diverto un casino e ho una bella adrenalina. Quando però vedo le immagini olimpiche, un po' quella cosa mi segna. Quando vedo Road to Tokyo, quando vedo un pugile che si allena, uno che fa canoa, quello che fa salti in lungo, queste immagini qui di sport sono molto molto forti e sono molto molto toccanti. Quindi queste un pochettino mi toccano, cioè le sento. E però a parte quello, il resto me la sto vivendo bene. Onestamente non so come avrei reagito all'inizio dell'Olimpiade vere e proprie, perché magari avrei reagito anche male, però adesso la spostano, quindi ho un anno per prepararmi all'arrivo delle Olimpiade. E basta, basta. Avrei un sacco di cose da dire, ma quando faccio un vlog troppo lungo poi Simo me lo taglia, e siccome è lui il curatore della pagina YouTube non posso dirvi di più. Ragazzi, scusate, ma è schiattata la Canon. Simo, perdonami, nel senso che la camera è la tua, non si carica più, non so perché, non funziona. Quindi finiremo il vlog col telefono, con l'iPhone. Spero vi sia piaciuto tutto quello che abbiamo visto durante Post Privacy in questa domenica di quarantena. Abbiamo parlato di tante gare passate, di trofei, di bici olimpiche, e è bello ogni tanto vedere quello che si è fatto in passato, no? Adesso abbiamo ancora un po' di idee molto, molto carine per what's coming next, nel senso che non sappiamo ancora per quanto saremo chiusi in casa in quarantena. Quindi voi continuate a seguire il Posh Privateer and you'll have some good time. Cheers e grazie a tutti.